Iniziamo questo incontro con qualche minuto di ritardo perché abbiamo voluto aspettare che le persone abituate ad andare in sala di resort ai nostri incontri avessero il tempo di venire qui. Come avete visto, questa sera, e sarà così anche il 17 dicembre, gli incontri si tengono qui in biblioteca, la sala di resort è occupata per altre cose. E allora siamo al quarto appuntamento dedicato a Rimini Stern. Stasera abbiamo un ospite che probabilmente molti di voi conoscono, il giornalista e scrittore Sergio Frigo, e della famiglia Rigoni Stern. Rigoni Stern è stato un frequentatore, un amico. Vi leggo brevemente un suo profilo: è giornalista di Asiago, residente a Padova, è coautore della Guida di Venezia, ha co-diretto la collana I Grandi Scrittori del Nord-Est, ha vinto il premio Furegon per il giornalismo sociale, Giorgio Lago per la cultura. Fa parte del comitato scientifico del Centro Guzzati, è amico appunto della famiglia Rigoni Stern, ha realizzato un sito e una guida sui luoghi dello scrittore. All'ingresso avete anche due libri curati e scritti da lui, molto interessanti, proprio sui luoghi di Rigoni Stern e di altri scrittori veneti. È presidente del premio Rigoni Stern, quindi è una persona sicuramente molto autorevole, che potrà dirci delle cose interessanti sul tema scelto per questa sera, che è Rigoni Stern e l'uomo della montagna, delle montagne. Quindi un tema vasto, affascinante, come sono stati i temi trattati finora. Ringrazio naturalmente, lo ringrazio davvero molto per la sua partecipazione e disponibilità. Vi ricordo che domani pomeriggio in questa sala avremo il primo dei due reading teatrali dedicati alle opere di Rigoni Stern. Domani è Il pomeriggio sarà dedicato alle stagioni. Avremo un'attrice che leggerà appunto le stagioni con accompagnamento musicale dal vivo. Grazie, e l'appuntamento è appunto a domani e anche alla conferenza della settimana prossima con un altro argomento molto interessante, cioè Rigoni Stern nel contesto della letteratura europea. È un tema anche questo po' forse poco affrontato, poco trattato, ma è bene conoscere il ruolo che Rigoni Stern ha avuto nel contesto della letteratura europea. Quanto è debitore verso altri scrittori, qual è la sua posizione appunto in questo più ampio contesto letterario. Quindi un incontro crediamo molto interessante. Poi chiuderemo con l'ultimo, il 17 dicembre, invece Rigoni Stern e il cinema, con la presenza, oltre ad Alessandro Comin, anche del regista Mario Brenta. Quindi grazie, grazie ancora. Grazie. Beh, Sergio Di Benedetto, che sentirete la prossima settimana, è uno dei giovani studiosi, uno forse quello che più ha scritto di Mario Rigoni Stern, ed è molto, sì, lo caldeggio molto perché l'abbiamo scoperto, lo conoscevamo, ma l'abbiamo sentito al convegno del centenario che c'è stato ad Asiago alla fine di ottobre, ed è veramente una persona molto, molto acuta e anche molto empatica nella comunicazione. Ecco, il tema è quello che è stato annunciato dal dottor Pagliantini, anche se poi io mi sono permesso di portare qualche modifica, diciamo, nel corso dello svolgimento, ma insomma la sostanza è quella, cioè uomo della montagna, Mario Rigoni Stern, uomo e scrittore di montagna. Io dire che ero amico di Rigoni Stern sarebbe eccessivo, visto anche la differenza d'età, o sono più giovane di tutti i suoi figli, però soprattutto negli ultimi anni, 2 o 3 volte all'anno ci si vedeva, per motivi di lavoro, ma anche durante la rogazione, per esempio, che si fa ad Asiago. Una delle cose che mi chiedeva spesso Mario era: ma come fa lui a vivere in città? Sottinteso con tutto lo smog, con tutto il rumore, con il traffico, eccetera, e sottinteso ancora con quanto è bello invece stare sull'altopiano in mezzo ai boschi, eccetera, eccetera. Il fatto è che per Mario Rigoni Stern, io rispondevo come si poteva rispondere, il lavoro, le occasioni, tutta una serie di cose che si possono dire, insomma, quando uno poi è, come dire, preso dalle cose della vita, no? Ma dietro la sua domanda c'era il fatto di aver fatto una scelta. Voi dovete sapere che Mario
a 17-18 anni, come tutti i ragazzi, voleva assolutamente andarsene dall'altopiano, voleva andare a vedere il mondo e si aveva persino ipotizzato di fare il marinaio, aveva cercato di andare a Venezia e farsi arruolare nella marina. Ovviamente era stato respinto con perdite, perché oltretutto non sapeva nuotare, l'ho preso come un affronto personale e andò a imparare a fare il rocciatore e lo sciatore sulle Alpi occidentali. Ecco. Però poi, quando è tornato a 24 anni, dopo 5 anni di guerra, ha scelto volontariamente e con decisione di essere un montanaro. Avrebbe potuto, dopo soprattutto il successo del Sergente nella Neve, andare a lavorare a Milano, soprattutto nell'editoria. Avrebbe potuto ancora prima scegliere di fare la carriera militare. Lui si vedeva da ragazzo, nei primi anni di guerra, prima di capire che era una guerra sbagliata, si vedeva come ufficiale degli alpini e aveva tutte le chance, anzi gliel'avevano anche proposto, però lui decise che sarebbe stato un altopianese, sarebbe stato un montanaro. E anche quando per il lavoro, per punizione, diciamo, perché aveva un capo che era stato un piccolo gerarca fascista, si era vendicato in qualche modo del suo tradimento, tra virgolette, no? di non arruolarsi con la Repubblica di Salò, l'aveva mandato in punizione ad Arzignano. Bene, anche allora lui andava giù tutti i giorni, tutte le settimane, e tornava sul fine settimana, ma la famiglia l'ha lasciata ad Asiago perché era radicato lì. Inutile dire che la sua è la cosiddetta, quella che si chiama montagna di mezzo. Voi lo sapete tanto quanto me che l'altopiano non è la montagna delle grandi vette, anche se abbiamo qualche vetta. Ecco, per esempio, questa è la cima Portule, che era il suo monte più amato. Potrei citare anche il Verena, che è la montagna del bel nome, come l'aveva ribattezzata Robert Musil, e poi Cima Calliera, Cima 12, eccetera. Aveva conosciuto e amato anche le montagne delle Alpi occidentali, proprio in questa fase di pre-guerra, diciamo. In particolare amava qui la Grivola. Questo lo vediamo è questo qui, l'ultimo a sinistra, dalla parte vostra, ed è nel corso di un'ascensione che era stata molto intensa, molto faticosa, molto bella, e il ricordo di questa ascensione sulla Grivola, ma poi anche delle altre escursioni, delle salite sul Gran Joras, sul Gran Paradiso, sul Bianco, le cime di Valfornazza, di Valsoana, eccetera, lo aiutò a superare i momenti più bui, soprattutto durante la prigionia. La montagna cosa significava per lui? Significava immergersi nella natura, significava la fatica, la tensione e il coraggio dell'ascensione, il desiderio di spazi di libertà e di ampi orizzonti, la quiete, il buio e il silenzio delle notti stellate. Ecco, immagino che ve ne abbiano già parlato i relatori che mi hanno preceduto qui, in particolare forse Mario Pia Veladiano. Per lui... entrare in una montagna e natura era un po' la stessa cosa. Lui era l'uomo dei boschi, in questa foto lo vediamo, è fotografato dietro casa sua, e la natura aveva per lui una funzione salvifica. L'aveva scoperto in particolare al ritorno dalla guerra nel 45, era ammalato, depresso, e andando nei boschi, addentrandosi nelle valli, spesso in solitudine, aveva scoperto che questo gli curava l'umore, gli curava l'animo e gli permise di tornare ad essere l'uomo giovane, vigoroso e anche pieno di vita che era stato prima di partire per il militare. Per questo lui non si tirò indietro quando negli anni 60 si trattò di combattere le esercitazioni militari che squassavano l'altopiano durante l'estate e andavano questi proiettili d'artiglieria pesante, attraversavano l'altopiano, andavano a infrangersi contro le pareti che erano state teatro delle azioni più sanguinose durante la guerra, e portavano alla luce persino le salme, le ossa di quei soldati. E lui fu uno di quelli che si mobilitò contro le esercitazioni militari, questo tipo di esercitazioni militari, oppure aderì alle battaglie dei gruppi di salvaguardia dell'altopiano contro la speculazione edilizia negli anni 70. Ecco, natura e storia per lui sono intrecciati intimamente, come disse nella prefazione al libro che racconta mette insieme i suoi racconti di guerra, Folco Portinari, disse che non c'è avvallamento
terreno, non c'è albero quasi di cui egli non conosca la storia, se si nascondano una tricea o piuttosto una vecchia postazione militare, e di ogni pianta, arbusto, fiore gli è presente che essi sono concimati letteralmente dal sangue di decine di migliaia di morti della Grande Guerra. E ora, quando vado per le mie montagne, disse in un'intervista a Mimmo Sacco, ripopolo queste trincee, questi camminamenti, queste postazioni di artiglieria, di soldati nostri e loro, e penso alle loro fatiche, alle sofferenze, alle speranze, ai tanti caduti. Per lui natura, l'amore della natura partiva soprattutto dalla conoscenza, dall'immergere nella natura, nei boschi, nel salire le vette con tutti i sensi aperti, non solo gli occhi per vedere, ma le orecchie, il naso per sentire gli odori. E lo descrisse bene in due episodi della sua quotidianità, della sua giovinezza, della sua infanzia addirittura, 10-11 anni. Questo è uno dei posti, questo è Malga d'Osso, dove lui venne mandato dal nonno, che era, commerciava, come tutta la famiglia, diciamo, commerciavano con i malgari, portavano con il birroccio generi di conforto, la posta, il sale, cose di questo genere qua, i giornali, e è andato a 11 anni da casa sua alla Malga d'Osso a portare delle lettere che erano arrivate per il malgaro. E lui si fece tutta la strada, sono circa 20 km da andare, 10 e 20 da tornare, un bambino di 11 anni, e questo è un'escursione bellissima, perché adesso ovviamente noi la facciamo in macchina e poi facciamo magari solo l'ultimo tratto a piedi come lui, ma lui la descrive, per esempio, vi leggo in Stagioni, la descrive così: dopo una curva c'era la strada che imboccava la Val Rendola, e lì c'erano le sorgenti che fornivano l'acqua fresca e sprizzante nelle case del paese, i resti degli acquedotti che nel 17 provvedevano d'acqua ai soldati austriaci fin sull'Ortigara. Doveva salire quattro tornanti, quindi abbandonare la strada e seguire la mulattiera che per la Val Formica che i pascoli raggiungeva il dosso. Lassù tutti i pascoli erano fioriti. Ogni tanto, camminando, alzava la testa per seguire una pispola che si involava cantando. Le mandrie pascolavano tranquille, i cani sonnecchiavano. Tutto il racconto di questa spedizione, di questo bambino, è un racconto all'interno della natura, la scoperta della natura in tutte le sue molteplici manifestazioni. E una Malga che è lì vicino, tra l'altro, se voleste fare questo percorso, è veramente molto facile, da Val Formica, dove davvero si arriva in macchina, perché c'è adesso un grande parcheggio, ma pazienza, però da lì si fa con un'ora di cammino, si arriva a Malga d'Osso e poi si raggiunge quest'altra Malga che è Porta Manazzo, la Malga di Porta Manazzo. E lui ci va l'anno dopo, e ve lo leggo così diamo la parola a Mario, no? Perché meglio di lui nessuno può descriverlo. Con i nomi dei casali, perché gli fecero un esame da Montanaro qua. Visto che lui appunto seguiva il papà e il nonno in giro per le montagne durante l'estate a fare queste consegne, a prelevare il formaggio che poi rivendevano, eccetera, lui aveva imparato un po' tutto, no? Con i nomi dei casari e dei mandriani imparai quello dei boschi, dei pascoli e delle sorgenti, a distinguere le varie razze di vacche e di cavalli, quali le malghe migliori e i prodotti, e come venivano lavorati e perché. Un giorno mi fecero l'esame, mio padre, il casale del dosso di sopra, un amico di mio padre che veniva dalla città e due vaccari. Mi condussero sopra un monte da dove si dominava tutto intorno e mi interrogarono. Il monte è lì, quello che vedete appena sopra la Malga, e da lì vi assicuro sono pochi centinaia di metri, c'è un panorama meraviglioso sulla Valsugana e su tutti i Lagorai e sulle Dolomiti, è veramente un panorama che apre all'infinito. E quindi mi condussero sopra un monte da dove si dominava tutto intorno e mi interrogarono. Si vedeva sino alle vette che segnavano i confini dell'Italia. Mi promosso Montanaro e mi diedero un piccolo premio in denaro con il quale il giorno della fiera, alla bancarella dei Pontremoleti, mi comperai i figli del capitano Grant. Qui vedete l'amore per la natura, la conoscenza della natura, la conoscenza delle professioni che hanno a che fare con la vita dell'altopiano in quel periodo, e poi l'apertura alla lettura. Già da bambino non era uno scolaro molto appassionato di tutto, ma in particolare della lettura sì. La lettura era stata fin da bambino per lui l'occasione di aprirsi a nuovi mondi. Ecco. Amava anche condividere la sua esperienza della montagna, in particolare con gli amici intellettuali che lo andavano a trovare. Qui vediamo,
in questa, lo vediamo lui. Non so se qualcuno di voi riconosce la persona dietro, 40 anni fa. È il professor Mario Isnenghi, che era uno dei padovani dell'area, diciamo, universitaria di Padova, che hanno preso casa sull'altopiano soprattutto per frequentare Rigoni Stern, per vivere nel suo mondo, sentire le cose che lui leggeva, vivere le cose che lui legge, che lui scriveva. E qui una delle passeggiate che facevano, lui era il capo gita, aveva dietro questa piccola corte di amici, soprattutto docenti universitari, ma è venuto Primo Levi, è venuto Giulio Einaudi, insomma lui aveva questa passione, questo piacere di condividere la sua esperienza della montagna con questi amici, persino a far storcere il naso ai compaesani che vedevano questa cosa con una certa gelosia, perché dicevano è che fa vedere i posti dei funghi anche ai foresti, oppure gli fa scoprire cose che vorremmo tenere solo per noi altopianesi. C'era un po' questa cosa qua. Ecco, lui però questa cosa di mettere, come dire, a disposizione la sua identità per confrontarla con identità diverse, con altre persone che erano portatrici di altre esperienze, ce l'aveva proprio innata. Poi lo vedremo, ci tornerò sopra questo aspetto. E la montagna per lui doveva essere a disposizione di tutti quelli che avevano la pazienza di andarci e la passione di andarla a scoprire. A Marco Paolini, nel famoso film che lui girò per la regia di Carlo Mazzacurati, è la trilogia dedicata anche a Menelino e a Zanzotto, no? E qui dice una cosa molto bella, una frase che rimanda alla scoperta dell'alba in montagna. Domando tante volte alla gente: avete mai assistito a un'alba sulle montagne? Salire la montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi può dare, questo spettacolo della natura. A un certo momento, prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l'erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno. L'aria flessa ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione che il sole ci porge ogni mattina. In Stagioni scrive proprio una specie di vademecum per come andare in montagna, che è utile per tutti noi. Andiamo anche noi in un'alba d'estate per i sentieri del bosco. Si è discreto il nostro abbigliamento e silenzioso il passo, cercando di evitare sassi mobili e rami secchi. Fermiamoci ad ascoltare e ci sarà molto da scoprire. Un fruscio, un battere di ali, il sottile richiamo del piccolo capriolo che vuol farsi sentire in contatto con la madre e la madre che gli risponde. Un aereo di linea che passa alto nel cielo, il rumore di una motosega nell'altro versante, il respiro affannoso di uno che sale con la bicicletta da montagna. Non si è mai soli nei nostri boschi. E ancora, spegni l'auto e vai a camminare, alzati quando è ancora buio, salli in montagna e gustati l'irripetibile scena di veder nascere il sole, il meraviglioso trionfo della natura. Scopri il paesaggio che ti circonda, ascolta il cinguettare degli uccelli. Solo così potrai dire di aver vissuto veramente. Ecco, questo era il suo rapporto con la montagna, il suo rapporto con la natura, con i boschi che aveva dietro casa sua. Ma come viveva poi quotidianamente nella sua piccola patria, e che montanaro è stato nella sua vita di tutti i giorni e che scrittore di montagna è stato? Allora, noi non dobbiamo pensare a Mario come a un eremita, a un recluso. Lui si portava dietro, vediamo se c'è un'immagine, eccolo qui. Qui lo vediamo nel suo orto, fotografato da un fotografo francese, nostro amico, Loïc Seron, ed è nel suo orto dietro casa. Si portava dietro il retaggio della guerra, ma anche le esperienze delle Alpi occidentali da ragazzo prima della guerra, gli incontri con le persone significative che si sono infittiti via via che cresceva la sua notorietà dopo il successo del sergente, e poi i viaggi che faceva e le trasferte in città. Veniva spesso a Padova a incontrare Tono Zancanaro, a incontrare altri letterati, eccetera. Ecco, in lui convivevano due anime. C'era l'anima dell'uomo che parte, del ragazzino che voleva andarsene via e conoscere il mondo, senza però mai tagliare i ponti dietro di sé, e quella dell'uomo che torna, che è poi più in sintonia con il Mario Rigoni Stern che abbiamo, come dire, presente, l'uomo che torna dalla Russia, che torna dalla prigionia e che si stabilisce sull'altopiano. Però queste due anime convivono, hanno sempre convissuto in lui. E
anche il Mario che ritorna in quella che lui ha definito la strada più bella della terra, cioè la sua via Ortigara, dove era nato, ha dietro di sé, questo lo definisce per esempio in un libro che si intitola, un racconto che si intitola Che magro che sei fratello, che racconta proprio del suo ritorno dopo la prigionia, magro, lacero, depresso, nel maggio del 45. Ecco, quel Mario altro, che torna e che decide di rimanere per sempre sull'altopiano, ha in realtà dietro di sé dei fili robustissimi che gli impediscono di ripararsi, nel senso di trovare riparo, ma anche di riaggiustarsi, rintanandosi semplicemente nella sua casa e nei suoi boschi, ma lo tengono legato al vasto mondo di cui per 5 brevi ma lunghissimi anni si era affacciato e che poi avrebbe continuato a frequentare, come vi dicevo. Questo patrimonio di esperienze anche dolorosissime e queste relazioni umane avrebbero trasformato negli anni successivi il selvaggio ragazzo altopianese che era stato, lui si definiva un orso nelle lettere che mandava agli amici, nel grande scrittore e nell'uomo saggio che tutti abbiamo conosciuto e amato. Finora però abbiamo parlato soprattutto del Mario uomo di montagna, compaesano nel mio caso, posso definirlo, nel senso poi di compaesano come lo vedeva lui, cioè come compaesano del mondo, perché tutti al mondo siamo compaesani, diceva. Quindi era proprio questa condivisione della propria identità e del confronto piacevole con altre identità anche molto diverse. Ma come era in realtà poi come scrittore di montagna? Allora, pochi scrittori probabilmente sono stati in simbiosi con la loro terra come Mario Rigoni Sterna. Pochi hanno saputo, come lui, definirne con precisione i contorni, farne emergere il senso profondo, impreziosirne il volto e al tempo stesso aprirla idealmente a tutti coloro che ambivano a sentirsene parte, ad essere suoi compaesani, nel termine che dicevamo, cioè di questa sua connotazione universale che gli dava. Grazie alle sue grandi doti di scrittore, alla semplice ma profonda umanità, egli ha saputo far scaturire dalle zolle e dai sassi di queste montagne e dalla scorza ruvida dei suoi abitanti sentimenti di appartenenza alla comunità e alla storia, rispetto per la natura e per le persone e capacità di accoglienza. Il suo piccolo grande monumento di carta è così diventato negli anni l'indistruttibile simbolo di un'identità che è fiera di se stessa, ma al tempo stesso non discrimina gli estranei. Anzi, proprio nel libero confronto con essi, ritrova la sua ragion d'essere ed esalta la sua specificità. Come scrittore, dunque, egli seppe far diventare la sua esperienza individuale un racconto universale. Quindi non fu solo il cronista di una sconfitta, che una disfatta che fu etica prima ancora che militare, ma l'antesignano di una possibile via di riscatto. Non fu solo il cantore del suo altopiano, ma forse persino suo malgrado l'interprete di tutta la montagna, anzi, ancor più che di tutta la montagna, di tutti gli uomini che vivono ai margini della nostra modernità e che rischiano di essere triturati dal progresso oppure risucchiati nelle spire di un localismo asfittico e meschino. A loro, a tutti loro, egli ha lasciato in eredità una dignità che è diventata appunto un blasone universale, accessibile a tutti coloro che hanno cuore puro, amore per l'uomo e rispetto per la natura. La montagna per lui non è quindi un semplice oggetto e neppure un luogo fisico, uno sfondo in cui riportare le azioni dei suoi protagonisti, bensì è un intreccio di vita e di esperienza da raccontare. Lui è uno scrittore di comunità, se guardate. Le sue psicologie sono psicologie semplici, quello che a lui interessa è raccontare la sua comunità e la comunità in cui queste persone vivono. Per tutti questi motivi è riduttivo definirlo solo uno scrittore di guerra o solo uno scrittore di montagna. Per definirlo come scrittore, però, è forse opportuno confrontarlo con altri autori che definiamo di montagna, proprio per questa visione che dicevo prima di rapporto di identità diverse. Allora, l'altopiano, dovete se ci pensate, è stato meta di tanti scrittori, durante la guerra in particolare, che erano su a combattere, ma anche prima e dopo. Cito Lussu, che era lo scrittore più apprezzato da Rigoni Sterna, Gadda, Stuparic, Yahyé, ma poi gli stranieri, Musil, Fritz Weber, capo della disfatta.
E poi guerra naturalmente, Parise, ecco misto prima, Meneghello, seconda guerra mondiale naturalmente, tanto che possiamo definire l'altopiano un paesaggio letterario. Come ha osservato un caro amico che è anche autore di un libro che si intitola I figli del capitano Michel, che è Claudio Rigon, un vicentino, e dice che è il territorio stesso che diventa un catalizzatore di letteratura, perché andando a vedere cosa succede nei libri di questi autori che vi ho citato, spesso accade che c'è un marcio di avvicinamento, una salita nell'altopiano, un'entrata nel suo cuore più profondo, le montagne soprattutto di quota 2000, e poi lì c'è l'esperienza più profonda, da cui poi ci si distacca andandosene via e però scrivendola nei libri. Tant'è vero che, per dire, cito soltanto I piccoli maestri o Un anno sull'altipiano, sono in particolare I piccoli maestri, non è mica solo ambientato sull'altopiano, però è questo soprattutto che si ricorda, se pensate. Lì I piccoli maestri cominciano nel Bellunese, poi ci sono tutte le vicissitudini che hanno a che fare con le zone vicino a Malo di Meneghello, ma poi adesso di Meneghello ne parliamo più diffusamente. Però ci rimane impresso, e vedremo perché, soprattutto la permanenza di loro piccoli giovani partigiani sulle montagne dell'Altopiano. Naturalmente, quando si parla di scrittori di montagna, bisogna fare una distinzione banale, ma fondamentale, cioè fra quelli che scrivono di montagna non abitandoci e quelli che invece ne scrivono abitandoci, perché ci sono nati, perché hanno scelto di andarci a vivere. E non è una graduatoria di valori quella che sto facendo, perché si può scrivere benissimo di montagna, cose estremamente illuminanti, anzi, forse addirittura in qualche caso più illuminanti, perché hanno dentro di sé un po' di lontananza, no? Ecco, si può comunque essere degli ottimi scrittori di montagna anche essendo nati e vivendo in pianura, in città. Diciamo che lo scrittore che sta in montagna, che ci vive, che sceglie di starci, di solito ha più realismo, è meno incantato il suo sguardo, è più preso anche dalle difficoltà della quotidianità, dalla fatica, dal costo del vivere in montagna, anche dalla difficoltà di stare in comunità che sono più chiuse e che magari ti vedono anche con un po' di... con un po' di sospetto. È capitato anche a Mario, sapete, soprattutto agli inizi. Chi è questo qui che si inventa scrittore, si porta su, vengono a trovarlo gli intellettuali, che ha appena fatto l'avviamento? Questa cosa era all'ordine del giorno nel paese, tanto che qualcuno persino dubitava che fosse davvero andato in Russia e che avesse davvero scritto lui Il sergente nella neve. Ecco, quindi vivere in montagna ha anche questo retroscena, diciamo questo rovescio della medaglia. Ecco, diciamo, la grande qualità di Rigoni Stern è stata di essere riuscito nei suoi scritti a far emergere la bellezza, l'incanto, la poesia della montagna, anche proprio, anzi, a partire dal realismo con cui la narrava. Allora, guardando un po' gli autori del passato, i suoi coetanei, potrei partire proprio con Luigi Meneghello, che ho già citato, che scrisse sull'altopiano delle... Ecco, qui lo vediamo nella sua attività di scrittore, invece, Mario. E qui lo vediamo con Meneghello, qui siamo in Marcesina, l'albergo Marcesina, con Meneghello e con Dante Caneva, che era il comandante militare, il vice di Toni Giuriolo, che era il comandante politico dei piccoli maestri. Questo signore, abbracciato a Rigoni Stern, era appunto il cosiddetto comandante militare, diciamo quello che aveva capacità strategiche più degli altri, perché gli altri erano quattro ragazzotti sprovveduti, soprattutto in quelle cose lì, insomma. Allora, Meneghello scrive dell'altopiano: è perché la nostra provincia è fatta come è fatta, è per quel dono alto e coatto di Dio che è il bastione dell'altopiano. E chi vorrà andarci su come noi a piedi in una futura guerra civile, troverà che alle parole andare in montagna corrispondono punto per punto le cose. A un dato momento, dopo gli approcci con mezzi civili, ci si trova letteralmente ai piedi di un monte. Gli accompagnatori dicono «ciao allora» e vanno via. E così si resta lì davanti a questo monte e dopo un po' si fa un passo fuori della pianura clandestina e si incomincia ad andare su. Io, dopo che l'ho letto questo brano, tutte le volte che salgo in altopiano o dal Costo o dalla Tortima,
quando sono su un pochino comincio a pensare, mi viene in mente questa cosa qui, perché è proprio così, cioè l'altopiano si va su, e si va su subito nel momento in cui si comincia a fare un passo fuori dalla pianura clandestina. Fra i due scrittori, che erano tutti e due vicentini naturalmente, e quasi coetanei, perché di Meneghello si celebra il centenario l'anno prossimo, le differenze però erano sicuramente molto più numerose delle affinità. Tra l'altro vi faccio vedere un po' di malignità questa foto. Rigoni, Mario, ha il braccio attorno alle spalle di Dante Caneva, non di Meneghello. Non erano amicissimi, c'era stima, c'era rispetto, però non c'era proprio una grande affinità. Anche se poi, per dire, in alcune parti dei loro libri ci sono proprio delle, le ambientazioni sono le stesse. Per esempio c'è un racconto, il racconto del rastrellamento che c'è in Piccoli Maestri nel giugno del 44 attorno a Malga Fossetta, è completato, diciamo, da un racconto del Mario che racconta il dopo. E il dopo che cos'è? Sono i loro piccoli maestri, sono accampati lì assieme agli altri partigiani dell'altopiano, arriva avanti questo rastrellamento, loro retrocedono, vanno fino all'orlo, diciamo, dell'altopiano, Cimesidoro in particolare, alcuni di loro riescono, alcuni vengono uccisi, alcuni scappano, alcuni cadono dietro o si gettano a seconda dei punti di vista, insomma, per sfuggire alla cattura dei nazi fascisti. Ecco, uno di questi è il Moretto, che è il protagonista del racconto Un ragazzo delle nostre contrade di Mario Rigoni Sterne, Il ritorno sul Don. E questo proprio sono i due racconti che, diciamo, uno parte da dove arriva l'altro, ecco. Per farvi però capire bene il confronto fra come sono scrittori di montagna molto diversi loro due, parto da una descrizione dell'Ortigara che c'è. Eccolo qui, quel cippo. Allora, voi dovete sapere che i piccoli maestri, dopo l'esperienza Sospirolo, attorno alle montagne di Sospirolo nel Bellunese, da cui vanno via per motivi anche di dissidio, diciamo, con i partigiani locali. Insomma, decidono che è il caso di andare sull'altopiano e si danno appuntamento dove? Sulle cime dell'Ortigara fra una settimana. E questo è un po' una cosa anche che dice un po' la sprovvedutezza di questi ragazzi. Però, prima di raccontarvi di cosa ne scrive Meneghello, voglio raccontarvi invece cosa dice dell'Ortigara il Mario Rigoni Stern il racconto Il mortaio del primo tenente Hans Stigland, che è in Amore di confine. Qui parla di ragazzi della Valsugana. Un giorno di maggio del 1920, tre ragazzi salirono verso l'Ortigara per il sentiero del Civeron prima e per il passo di Val Caldiera poi. Arrivati dove il sentiero lascia i precipizi della Valsugana per immergersi sull'altopiano, davanti ai loro occhi si presentò una orrenda visione. Tra le rocce giallastre e sbriciolate, tra lenzuola di neve sporca, tra reticolati aggrovigliati a perdita d'occhio, resti di trincee e di postazioni, caverne, brandelli di divise, elmetti sfondati, scarpe, armi rotte, gavette, zaini, maschere antigas, munizioni di ogni tipo, barattoli, casse, schegge di bombe d'ogni calibro. Stavano sotto il cielo primaverile centinaia e centinaia di cadaveri in decomposizione. Scheletri, teschi, membra umane, ossa, e non un filo d'erba, non un fiore, non il canto di un uccello. È efficacissima la descrizione, c'è questo incalzare, questa ripetizione, no? Che sembra un martello, poi c'è il momento di sospensione, il cielo primaverile, poi la rivelazione terribile delle ossa. Ecco invece come ne scrive Meneghello. L'avevo vista solo da ragazzo l'Ortigara, da un altro gran monte vicino che si chiama Cima 12, con un enorme batticuore. Guardavo il gorgo d'acqua abbagliante sopra questo gran mucchio di pietre e mi dicevo: è questa dunque l'aria che fa cambiare colore? L'Ortigara è un monte nudo. Bisogna vederlo quando è nudo per crederle. Il cippo c'era, tutto il resto era un enorme mucchio di sassi scheggiati. La natura avrà gettato le basi, ma poi dovevano anche esserselo lavorato coi cannoni sasso per sasso. C'erano alcuni residui di guerra arrugginiti e una certa abbondanza di ossi da morto. C'erano camminamenti e postazioni in una specie di frana generale del monte. Questi due accenni che fa Meneghello ai cannoni che si sono lavorati il monte e una certa abbondanza di ossi da morto rivelano
alla mia lettura almeno, un certo distacco e per, vagamente ironico, vuol dire, una presa di distanza in qualche modo, forse per vincere la, come dire, la tentazione di essere risucchiato dall'atmosfera di questo monte. Però c'è una presa di distanza vagamente ironica che invece non c'è in Rigoni. In Rigoni, come avete sentito, fa emergere la commozione e l'orrore dalla descrizione puntuale del paesaggio e dal mettere insieme una dietro l'altra tutta una serie di elementi che vi ho raccontato. Questo era un po' abbastanza tipico del Mario, cioè faceva emergere la riflessione, l'emozione, il sentimento, la poesia dalla descrizione fattuale delle cose, mentre invece Meneghello e molti altri che vedremo partivano invece da una presa di distanza che era, poteva essere poetica, era sicuramente intellettuale, poteva essere filosofica. Il racconto dei piccoli maestri peraltro è segnato in profondità da una riflessione continua fra il, nel rapporto fra questi giovani intellettuali in armi e il popolo in armi, una riflessione continua sull'etica civile, sul coinvolgimento politico. Ci sono anche pagine esilaranti nella dialettica che cerca di addentrarsi dentro le rispettive motivazioni e aspettative per il futuro del paese. C'è un dialogo molto simpatico con una persona che ho conosciuto nella mia infanzia, un partigiano, al quale il giovane protagonista chiede: ma che ethos gavio voi altri? Figuriamoci la parola ethos, no? Per uno che ha fatto sempre, che tirava giù il legname nei boschi. Ecco, questo per dire, mentre in Rigoni Sterna, anche in questo ambito, la formazione politica che c'è in Tönli in particolare, ma non solo, la formazione politica dei suoi protagonisti, c'è un'adesione spontanea alle loro ragioni e ai loro comportamenti. Bisogna dire che per Meneghello e per i suoi compagni, piccoli maestri, l'altopiano è il luogo mitico della giovinezza e della libertà. Dovete sapere che finché sono stati in vita, tutti gli anni facevano un giro insieme, ma partivano dall'altopiano, anche se andavano da tutt'altra parte, il loro primo incontro era sull'altopiano. Perché questo? Lo descrive appunto Meneghello in un'altra di queste pagine dei piccoli maestri. Fu in queste settimane che c'entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. In principio di esse si avvertiva piuttosto ciò che è difforme, inanimato, inerte, ma restandosi dentro e acquistando via via un certo grado di fiducia e di vigore, anche l'ambiente naturale cambiava. A mano le parti vive, energiche, armoniche del paesaggio prendevano il sopravvento sulle altre e presto trionfavano dappertutto e noi ne restavamo come imbevuti. Le forme vere della natura sono forme della coscienza. E oltre su, per la prima volta in vita nostra, ci siamo sentiti veramente liberi e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. Paradossalmente questa descrizione con la sua riflessione filosofico-esistenziale che ne è alla base è più vicina a quella che dà dell'altopiano un altro scrittore che, se avesse avuto l'età, avrebbe militato dall'altra parte della barricata, cioè Giovanni Comisso. Giovanni Comisso, che frequentava l'altipiano fin dagli anni 30, che ci perse uno dei suoi giovani amanti, ucciso dai partigiani, ucciso erroneamente dai partigiani. Allora, lui la descrive così in Veneto Felice: altra terra che attraverso il suo paesaggio mi ha dato il senso del peso del tempo della preistoria che vi ha impresso il suo marchio, è la terra dell'altopiano dei Sette Comuni. Si cammina tra questi monti che cingono l'altopiano, coperti di boschi radicati tra rocce corrose scavate e frantumate. Le rocce levigate come spalle, modellate come fianchi di mucca, risentono le acque scomparse, conservano l'impronta dei gorghi e le foglie dei faggi, si sono deposte folte tra le spaccature dove si accumulava la sabbia. Gradinate di roccia, anfiteatri di rocce popolate di abeti e di faggi, e l'ombra delle fronde ad impedire ogni fiore. Un muggito vibra nell'aria e tra le rocce, altre rocce, non sono che mucche distese. Mugghiano per chiamare l'uomo che porta nel sacchettino legato alla cintola il sale, il loro ricordo del mare, quando esse vi erano con altre forme natanti.
vogliono il sale nelle bavosi fauci, a ridare in quest'aria abbandonata dalle acque la salsedine dell'onda e la loro bava gocciolante che il vento disperde in spruzzi bianchi è come soffiata dalla cresta di un'onda che si piega spumosa. I grandi occhi hanno l'azzurro di una profondità marina rispecchiata ancora. Qui c'è tutta la scrittura immaginifica di Comisso, e però c'è questa, ecco, come Meneghello, anche se entrambi hanno amato e frequentato l'altopiano, ecco, rimangono scrittori di pianura. Il loro racconto è profondamente segnato dalla loro appartenenza e anche dalle esperienze culturali ed esistenziali che hanno accumulato nelle loro letture e nel loro viaggiare, in particolare Comisso, e anche nel loro vivere lontano, come Meneghello, che, come sapete, per 6 mesi all'anno stava in Inghilterra a Reading. Un'altra scrittrice di montagna, questa immagino che sia decisamente molto meno conosciuta, anche se ha il suo valore, e la voglio mettere perché in qualche modo sta in qualche modo a metà strada tra Rigoni e Meneghello. Si chiama Giovanna Zangrandi, ve la faccio vedere, eccola qui. Giovanna Zangrandi si chiamava in realtà Alma Bevilacqua ed era nata nel 1910 in provincia di Bologna. Frequentava il Calore per vacanza, diciamo, e poi quando rimase sola, che morirono i suoi genitori, venne a starci, decise di venirci a stare e decise anche di cambiare il proprio nome in Zangrandi per esprimere un cognome diffuso nel Calore, e con questa scelta voleva proprio esprimere la sua scelta e il desiderio di appartenere a questa terra nella quale appunto venne a stabilirsi alla fine degli anni 30. Autrice di 2 grandi libri, uno si intitola Giorni veri, centrato sulla lotta partigiana, completamente diverso dall'esperienza raccontata in maniera giocosa. Tra l'altro entrambi i libri usciti negli anni 60, mi pare addirittura in contemporanea nel 63 se non ricordo male. E poi l'altro suo libro è I Brusaz, che narra la vita quotidiana, l'emigrazione, la guerra e la fame con grande realismo e grande umanità. E il paese in cui è ambientato questo racconto si chiama Olden, che però è Cortina, si vede dalle descrizioni che è Cortina, che in tedesco veniva chiamata Aiden, per cui c'è anche questa assonanza. E ecco, quasi con una zoomata cinematografica sentite come descrive lei il luogo, questa montagna dove si svolgono questi avvenimenti. È un valico delle Alpi, che divide delle valli di qua e di là, delle acque con le loro sorgive che nascono tra i sassi o il muschio, che sboccano da disciolti nevai, si incanalano e vanno, cantano e rombano, diventano torrente e fiume. Ma i fiumi che alla fine vanno tutti a distendersi in qualche mare, Adriatico o Tirreno o Mar Nero che sia. Le acque di quei 2 displuvi lassù rigirano a lungo per tortuose valli, poi sboccano con violento ribollire di gorghi e fragore da cascate di 2 grandi fiumi. E ancora essi vanno, belli e regali, con dolci anse azzurre tra i colli, serpeggiano e si stendono infine nelle pingue pianure, a volte rinserrati tra alti argini. Finiscono non lontano dall'amaro Adriatico, ambedue. Sono figli della stessa madre. Da diverse terre tornano lentamente ora alla stessa casa che li generò. L'esperienza di Giovanna Zangrandi fu estremamente dura e difficile. Non trovò in Cadore la comunità accogliente come si aspettava. Cortina in particolare, poi si spostò, andò in un'altra zona del Cadore, sotto l'Antelao, alla ricerca di maggiore autenticità. Poi, quando dopo la morte, lasciò scritto che voleva essere sepolta nel suo paese d'origine. Per Rigoni Stern, per Meneghello, per Comisso la vita fu sicuramente più facile, e probabilmente il fatto di essere una donna sola, non l'aiutò neanche a, come dire, ad avere successo, il successo che probabilmente avrebbe meritato. Vi cito soltanto un'altra scrittrice che è sempre una bellunese, che è Tina Merlino.
Berlin. La cito soltanto perché altrimenti andiamo troppo per le lunghe, è quella del Vaillant, ma non è solo quella del Vaillant, ha scritto anche per esempio un libro che si intitola La casa sulla Martinica, molto bella, che è un libro intimo, racconto della propria infanzia, del rapporto con sua madre e con suo figlio, che è tra l'altro vivo e vegeto, si chiama Tony Sirena ed è un ex giornalista che scrive a sua volta libri di montagna e non solo. Comunque racconta soprattutto l'esperienza e l'adolescenza, l'esperienza nella resistenza. La cito saltando la lettura perché lei era molto amica di Mario Rigoni Stern e dopo l'episodio del Vaillant, quello che aveva fatto, la denuncia eccetera, lei ebbe l'ostracismo anche lei del mondo editoriale, non riusciva a pubblicare i suoi libri e la Casa sulla Martinica in particolare fu pubblicata postuma solo nel 1983 proprio per intervento diretto di Mario Rigoni Stern. E c'è un altro scrittore bellunese su cui voglio soffermarmi un po' di più, perché è più emblematico ancora degli altri nel suo rapporto, nel modo diverso di essere scrittore di montagna. Parlo di Dino Buzzati, che era nato in Val Belluna, anche lui, a pochi chilometri di distanza dalla Tina Merlin. Il suo racconto del Vaillant è completamente diverso da quella della Merlin. Per lui il Vaillant era stato la forza della natura che si era scatenata, non c'era la responsabilità immediata e diretta dell'uomo come nel caso del racconto della Tina Merlin. Comunque era nato in Val Belluna nel 1906, si sentiva legatissimo alla montagna, però rimane uno scrittore di città. Fu un grande giornalista, un ottimo scrittore, avrebbe voluto essere apprezzato di più come pittore, ma anche come pittore raccolse i suoi successi. E quanto alla montagna, disse una volta che avrebbe cancellato volentieri dalla sua produzione alcuni dei suoi libri pur di essere stato capace di scalare la parete nord del Monte Civetta, che non ci riusciva perché era un alpinista piuttosto modesto. La montagna però è stata per lui la passione della vita, sempre agognata ma mai del tutto posseduta. Frequentò le pali di San Martino, la montagna più amata era la Croda dal lago, la montagna della sua vita, come la descriveva, era la Schiara, la parete che incombe su Belluno e che si vede fin da Venezia, di cui parlerò un po' dopo. L'unico suo vero romanzo in cui scrive di montagna, la montagna anzi è protagonista, è Barnabo delle montagne, assieme anche al racconto Una notte a Filadelfia. Ecco una descrizione da Barnabo. Intanto sulle alte crode giungono i primi raggi di sole. Adesso Barnabo vede le montagne. Non assomigliano veramente a torri, non a castelli né a chiese in rovina, ma solo a se stesse, così come sono, con le frane bianche, le fessure, le cenge ghiaiose, gli spigoli senza fine a strapiombo piegati fuori nel vuoto. Mentre il bosco si fa sempre più tenebroso, avvicinandosi la sera, le pareti si illuminano di rosso. Le ombre salgono per i ghiacciai, le poche nubi si dileguano nell'azzurro. Nelle valli è scuro e i venti notturni intonano la loro voce. I rami si agitano. Il canto degli uccelli si è fermato. Le cime riescono ancora a toccare i raggi del sole. Si alzano portentose come nubi. Da una cengia all'altra i suoi occhi vanno su per le azzurre scanalature, fino agli ultimi picchi che non sembrano nemmeno veri, così bianchi contro il cielo profondo. È passato adesso una mosca con un lievissimo ronzio. Il sole si è un po' attenuato per un velo di altissima nebbia. Anche il vento del sud si ridesta. Tornerà il cattivo tempo. Perché c'è in Buzzati questo amore disperato, vorrei dire, per la montagna? Perché essa è la metafora della sua inquietudine esistenziale. È il luogo dei sogni e dei misteri. Perché amo la montagna, aveva confessato all'amico Rolly Marchi, che come regalo per i suoi 60 anni l'aveva accompagnato proprio in cima alla Croda da Lago. Perché mi permette di vedere oltre l'orizzonte su fino alla luna. Ecco, spesso Rigoni Stern e Dino Buzzati sono apprezzati dagli stessi lettori, eppure non potrebbero essere fra loro più diversi. All'introversione venata di metafisico come era in Buzzati corrispondeva il vigoroso approccio alla vita, molto realistico alla vita e alla scrittura di Mario Rigoni Stern. Questo vale in particolare per un tema che li divide profondamente, il tema del confine. Nell'opera dello scrittore esieghese, se voi avete presente il Tenle, il confine è là per essere superato.
diventando il luogo dell'incontro fra i diversi popoli della montagna appartenenti ad una comune cultura materiale ed un sistema di valori in gran parte convergente. Mentre nel giornalista e scrittore bellunese, esso, il confine, con i suoi connotati di fascino anche spaventevole e misterioso, è la barriera contro cui premono il diverso e l'irrazionale, ma anche il passaggio attraverso cui le noiose certezze del quotidiano possono essere sovvertite dal mistero e dalla fantasia. Ma queste caratteristiche fanno del confine uno dei motori dell'ispirazione letteraria buzzatiana e forse anche un bisogno esistenziale. L'uno rimarrà allora sempre un raffinato scrittore di città, innamorato delle alte vette e delle profondità insondabili dell'animo umano, mentre l'altro ha trovato nella sua piccola patria delle ragioni di vita e di scrittura che hanno fatto l'interprete più apprezzato delle terre alte e dei loro abitanti. Abitanti, attenzione, perché se ricordate anche prima nella descrizione che ha fatto dell'andare in montagna c'è il rumore della motosega, c'è l'affannoso respiro del ciclista che sta risalendo con una mountain bike. Negli altri tendenzialmente c'è la natura, l'incanto, la bellezza, la poesia, l'infinito. In lui c'è tanto, tanto presenza umana, sempre c'è la presenza umana. Terre alte che nella versione di Rigoni Stern sono attraversate da confini, come vi dicevo, più fittizi che reali e abitate da comunità fra di loro affini, come poi come premio Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi, cerchiamo di mettere in evidenza, cioè le Alpi come luogo di incontro, come luogo di un'unica civiltà che ha caratteristiche diverse da versante a versante, da valle a valle, ma che però corrisponde a valori sostanzialmente gli stessi. Per il confine in Rigoni Stern passa piuttosto tra la montagna e la pianura, tra l'altopiano e la città, più che appunto tra paesi diversi. La natura di montagna è sempre salvifica per lui. In Buzzati la natura è spesso spaventosa e spesso anche gli abitanti stessi che ci vivono sono presenze incombenti e abbastanza preoccupanti alle volte. Va detto naturalmente che le montagne dell'altopiano sono decisamente più accessibili e amichevoli delle valli e delle alture bellunesi, soprattutto quelle del Missa e del Cordevole, che pure affascinavano Buzzati, che li descrive con accenti romantici, ma anche con qualche apprensione, nel testo La mia Belluno. La solitudine, gli inverosimili dirupi mezzo nascosti da alberi e cespugli pencolanti sull'abisso e le cascate di acqua e sul sentiero un viandante piuttosto misterioso. Meno splendide certo delle trionfali alti valli dolomitiche, recinte di candide rocce, più enigmatiche, intime, segrete. Quanto Buzzati è attratto e valorizza il mistero che alleggia in queste vallate, il senso d'infinito che emana dalle sue vette più elevate, tanto più è vitalistico e concreto l'approccio del giovane Rigoni Stern, o anche del Rigoni Stern maturo, che quando raggiunge la vetta, qui vediamo cima 12, lo descrive anche lui in termini lirici. Fu grandissima la nostra emozione, però va già in montagna, è giovanissimo, in questa montagna, che è la più alta dell'altopiano, in compagnia. E dice, fu grandissima la nostra emozione quando giungemmo a scorgere l'abisso della Valsugana e la cerchia delle Alpi, dal Cevedale alle Pale di San Martino. Ma ancora altre montagne oltre queste e poi verso sud le pietraie del nostro altopiano con molti evidenti segni delle grandi battaglie non ancora coperte dei mughi e tronchi di larici selvatici. Era un mondo oltre il nostro orizzonte, questo vedevamo da lassù. Un'ultima cosa vi accenno a proposito delle differenze in particolare fra loro due è la definizione della toponomastica. Quando Mario Rigoni Stern va in montagna, l'abbiamo sentito nel racconto della sua escursione da bambino, ma lo fa in molti, molti altri passi, la toponomastica è come un invito al lettore ad andare a seguire i suoi passi. E questo che ho fatto un po' nel libro
nei libri Luoghi di Mario Rigoni Stern è stato molto facile da un certo punto di vista, perché è bastato seguire le descrizioni che lui ne fa nei suoi racconti. Questo poi era diventata anche un'applicazione, vi direi di scaricarla, ma purtroppo non è stata aggiornata ancora, dobbiamo aggiornarla, e l'applicazione si scaricava gratuitamente ed è proprio, ci porta dentro i suoi percorsi, dentro i luoghi che lui voleva condividere, perché disse un giorno: vorrei che un domani un mio lettore provasse nei luoghi in cui io le ho immaginate e vissute, provasse le mie stesse emozioni, i miei stessi sentimenti. E se allora, per raccontare dove va, spiega che passa per in due partimo da casa alle 3 di notte e verso l'alba, quando arrivammo al bivacco dei pastori presso Bivio Italia, e poi da lì, senza allungare per la mulattiera dei cuolini, prendemmo il sentiero delle canneve e risalimmo diritti per il canalone che guarda a sud. In Buzzati, invece, la toponomastica è fatta apposta per confondere il lettore. E lui ha questa caratteristica sia anche nelle descrizioni di Venezia o di Milano, l'altra Venezia per esempio, ma qui, visto che parliamo di montagna, parlo in particolare di quello che lui scrive nei Miracoli di Valmorel, che è stato poi il suo testamento spirituale. Valmorel è una valle laterale della Val Belluno, dove c'è un sentiero dedicato a Buzzati, e lui racconta di questo luogo dove fa questo strano incontro da cui poi scaturisce tutto il racconto. Lo racconta all'inizio, sembra veramente che sei lì, che stai seguendo i suoi passi, come fa descrivendo Venezia o certe cose di Milano che poi invece lo precipitano nell'inferno, no? Ecco, qui nel sentiero della Valmorel dice: suppongo fosse una scorciatoia per raggiungere qualche alta maglia sui dossi del Col Visentin. Dopo una ripida salita si addentrava, formando un ampio cerchio, in un romito valloncello estremamente romantico, come succede molto spesso in Val Belluna. E proprio là, dove gli opposti declivi si congiungevano, a pochi metri dal letto di un precipitoso ruscello, allora secco, sorgeva uno di quei rozzi tabernacoli con una immagine ormai quasi irriconoscibile, tanto maltrattata dalle intemperie e dagli anni. Allora, se in Rigoni Stern, questo luogo descritto appunto in questo passo, è il luogo in cui avviene, come dire, l'agnizione, in cui avviene la rivelazione, da cui poi scaturisce tutto il racconto. Ma naturalmente non esiste questo luogo, anche se è descritto con tanta precisione. Lui descriveva da giornalista con la precisione del luogo, poi in realtà c'è la fantasia, mentre invece e quindi la toponomastica era un modo, la precisione era un modo per sviare il lettore, per trascinarlo dentro in un mondo misterioso. Invece in Rigoni Stern la toponomastica, quindi la descrizione precisa, è esattamente fatta per essere condivisa. Poi andare avanti, ma mi pare che 5 minuti, perché poi vi voglio far vedere una cosa per dire sul confine, la fortezza di Tenle è un luogo c'è nel racconto della salita al cima 12 di cui vi ho accennato prima. E qui c'è invece il racconto di quando sale con il figlio a 63 anni in amore di confine, no, con il figlio, scusate, con il nipote di 7 anni, e ricostruisce poi con bonaria ironia un episodio, una battaglia, diciamo, di principio che c'era stato all'inizio del secolo tra gli irredentisti italiani e gli austriaci, che allora naturalmente presidiavano il confine trentino. E c'era il blitz degli uni che portavano su e issavano un tricolore sulla cima e dipingevano di bianco, rosso e verde la croce sulla vetta, e poi corrispondevano gli interventi riparatori con tanto di messa da parte degli austriaci, benedizione dei rispettivi parroci e le ridicole relazioni burocratiche dei funzionari confinari. Ecco, Mario, per raccontare questa cosa, appunto con molta ironia, dice che invece pastori, cacciatori, bombardieri e contrabbandieri non se ne curavano e continuavano le loro attività come avevano sempre fatto. Quella montagna restava Frejoc, come si chiamava in cimbro, o Cima delle 12, e l'antico e nuovo esistevano insieme. Poi però venne la Grande Guerra e da ogni parte dell'Italia sabauda e dell'impero asburgico vennero qui gli uomini a morire a decine di migliaia.
ancora oggi ogni tanto affiorano le ossa spezzate. E dove c'è il confine e dove il confine diventa una bandiera invece del luogo di scambio, una barriera e una bandiera, un feticcio, prima o poi arrivano le guerre in Rigoni Stern. Una lezione che aveva appreso tra l'altro sulle steppe russe, quando lui non parla mai di nemici parlando dei russi, perché scopre che sono più vicini nelle persone più lontane possibili, che immaginabili all'epoca, scopre che erano vicine a lui, che condividevano la stessa speranza di pace e di pacificazione. Gli davano da mangiare nell'isba, se vi ricordate il famoso episodio della zuppa condivisa. Non a caso Tönle, quando deve scappare via dall'altopiano perché dà una botta in testa a una guardia confinaria, viene accudito, viene accolto dalle persone che abitano di là del confine, e quindi in qualche modo matura anche qui la sua ostilità nei confronti di questa barriera insormontabile. Mentre invece nel deserto dei Tartari, per esempio, di Buzzati, il confine è il deserto che c'è di là, è un territorio da cui tenersi lontano, perché è abitato, vorrei dire infestato, da qualcuno di radicalmente altro da noi, mostri alieni o anche semplicemente montanari ostili. Ecco, diciamo che per chiudere vado a farvi vedere, ecco, questa è la Val Morel di raccontata da Dino Buzzati, e questi sono, adesso questo è il sentiero e sono i famosi capitelli che portano su verso la cima, verso il paese di Val Morel. E questa è la Schiara, ecco la Schiara che era il monte della sua vita, visto da casa sua. Qui siamo vicinissimi a casa sua, a San Pellegrino, 3 chilometri da Belluno. Ecco, qui è invece, a proposito di confine, ecco, anche l'altopiano è luogo di confine, è stato luogo di confine perlomeno fino al 66. Qui sostanzialmente, fino al 15-18, qui è il termine, la locanda Termine, che era fisicamente il luogo che separava il mondo veneto in qualche modo, era la porta verso il mondo tedesco, trentino e poi alto altoatesino, eccetera. E qui Rigoni Stern ambienta un racconto abbastanza famoso, in cui fa dialogare in una notte di invernale, in cui la trattoria è chiusa, l'osteria è chiusa, fa dialogare magari contrabbandieri, gente umile del posto, boscaioli, carbonai, con generali, con regnanti, eccetera, e li fa dialogare proprio sul fatto che il confine diventa il luogo dello scontro, dove poi la gente muore, e a causa dei confini la gente muore. Ecco, volevo finire, appunto, vi dicevo, citando... Non ho citato scrittori viventi per avvicinarli a Mario Rigoni Stern, ne cito soltanto velocissimamente, cito Matteo Melchiorre, potrei citare Matteo Righetto, Padovano, La Carnica, Ilaria Tutti, che sono tutti stati entrambi segnalati al nostro premio Rigoni Stern. Ma cito in particolare Matteo Melchiorre, che è questo al centro, che abita anche lui nella montagna di mezzo del Bellunese e trae ispirazione nei suoi libri per scrivere su questo vivere in montagna, che appunto non è la montagna delle alte vette, ma la montagna della gente, la montagna delle difficoltà quotidiane anche. E La Via di Schener, che è stato il libro con cui ha vinto il premio Rigoni Stern, è uno dei più bei libri, sicuramente che hanno vinto il nostro premio, ma anche uno dei più bei libri di questa montagna raccontata da chi ci vive. E un altro è Antonio Bortoluzzi, che è bellunese dell'Alpago, anche lui, eccolo qui, anche lui ha una scrittura molto piana, molto accattivante, e anche lui la montagna è la montagna abitata, la montagna vissuta e lavorata, quindi lui scrive i suoi libri, sono Cronache della Valle, Vita e Morte della Montagna, Paesi Alti, Come si fanno le cose, anche lui ha un approccio che in qualche modo lo avvicina a Rigoni Stern. Chiudo facendovi vedere ultima cosa invece, semplicemente vi faccio vedere l'immagine di Mario Rigoni Stern con Anna Rigoni House, la moglie che è morta da poco, ma vi faccio vedere un breve video in cui, se mi aiutate magari così, che mi sono già dimenticato come si fa, no, eccolo qua,
eccolo qua, vi faccio vedere solo due. Questo è un video che ho fatto fare per il premio, in occasione dell'ultima edizione del premio. Se poi volete vederlo per intero, c'è il canale YouTube sul sito nuovo www.mariorigonistan.it, ci sono i social, tra cui un canale YouTube, dove c'è questo video per intero, perché parlano scrittori. Mario Rigonistan, con la sua opera, la sua persona, i suoi valori, è stato un riferimento estremamente significativo per molti importanti scrittori contemporanei. Ecco le testimonianze di alcuni di loro che l'hanno conosciuto di persona o l'hanno incontrato attraverso i suoi libri. Se sono qui, sicuramente lo devo anche a Mario Rigonistan, uno scrittore che personalmente considero un maestro. Per tanto tempo è stato confinato tra gli scrittori di guerra, di montagna. Oggi che è passato un po' di tempo dalla sua morte e dalla sua opera, lo collochiamo più lucidamente tra i grandi della letteratura italiana, senza nessun aggettivo, senza nessun genere. È stato uno dei pochi, se non l'unico, che ha rifiutato la città in un momento in cui tutti gli scrittori ci andavano a vivere, di conseguenza anche la letteratura italiana si urbanizzava. E lui invece ha continuato a raccontare questa Italia che esiste ancora oggi, l'Italia delle montagne, dei cieli, dei boschi, dei torrenti e soprattutto delle persone che la abitano, la montagna dei montanari, vecchi e nuovi. E di lui ammiro moltissimo la ricerca di chiarezza, di luce. Ci sono scrittori dell'oscurità, della complessità, ci sono scrittori invece come Hemingway, da noi Mario Rigonistan e Primo Levi, che hanno sempre cercato la semplicità come obiettivo, pensando che più le cose si riescono a dire chiare e più ci si avvicina alla verità. E questo forse è il più grande insegnamento che io cerco di trarre da lui. La scrittura come ricerca di verità, la scrittura che si accompagna sempre a una fortissima tensione etica, che significa un continuo interrogarsi sul nostro modo di stare al mondo, di stare con gli altri e di abitare questa terra. Ho in mano la foto di un uomo che per me è stato fondamentale, sia nella scrittura, nell'apprezzare la natura in un certo modo, nel camminare e soprattutto nel rispetto verso il prossimo. Mario Rigonistan, mi legano tanti ricordi dei premi ITAS, ma non voglio parlare di questo. Dovrebbe essere un esempio. Per me era un larice. Nei cadini di Igea, alle porte di Igea, dove ti perdi, dietro il Durano, c'è un larice di riferimento che quando c'è la nebbia punti quell'arice, nemmeno la nebbia riesce a cancellarlo. E lì, puntando quell'arice, passi le porte di Igea e trasporti dall'inferno al paradiso il tuo corpo e i tuoi passi. Ecco, per me Mario Rigonistan è stato un larice di riferimento. E non vorrei che gli fossero dedicate vie a Mario Rigonistan o bivacchi di montagna o rifugi. Per onorare e omaggiare quest'uomo basterebbe comportarsi come lui. Questo sarebbe l'unico omaggio utile all'umanità, comportarsi come Mario nel rispetto, nella dolcezza, nell'affetto e nelle cose non fatte per sé ma distribuite agli altri. Vorrei parlare dei suoi libri ma diventerebbe troppo lungo. Allora Sergio Frigo mi ha chiesto un minuto. Non basta un minuto a parlare di Mario, non basta una vita, però lo ricordo con affetto e commozione. Il mio ricordo di Mario Rigonistan è che possiamo fermarci qui, poi c'è Paolo Malaguti che conoscete, c'è Maria Pivelladiano, Ilaria Tucchi, eccetera. Insomma, siccome questi sono quelli più specifici sulla montagna, ho voluto farvi vedere soprattutto loro. Per vedere, Mario Rigonistan non ha avuto una scuola, non frequentava i salotti e non ha, come dire, tenuto una scuola, non ha creato una scuola, però il suo esempio è assolutamente vivo, è molto vitale e continua a ispirare anche altri scrittori. Come vedete più giovani, quindi io mi fermerei qui, grazie per la vostra attenzione.
forse è prevista qualche domanda, se volete, credo di no, visto allora, no? Ok, grazie.